Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo 19, dal versetto 45 e seguenti, leggiamo: «Poi, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare i venditori dicendo: "Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri." Gesù entra nel Tempio e ha un comportamento che ci sorprende. Si indigna e condanna l'idolatria. Che cos'è l'idolo? È Dio fatto a mia misura, che mi dà ciò che chiede. Questa è la comodità dell'idolo. Faccio il sacrificio e poi sono sicuro che lui mi dà quello che chiedo. Ebbene, ogni volta che noi, per il nostro bisogno di rassicurarci, costruiamo da noi la nostra salvezza, invece di accoglierla come dono totalmente gratuito, entriamo in una dimensione idolatrica. Gesù vede che l'immagine autentica di Dio è compromessa e reagisce. Butta a terra i banchi delle cambiavalute, degli oggetti, degli animali in vendita, segni con cui l'uomo credeva di acquistarsi così la benevolenza di Dio. Come se la salvezza si potesse comprare con monete, buoi, colombe e altro. In questo modo Dio stesso diventerebbe un idolo scolpito da mani d'uomo, un oggetto semplicemente più potente degli altri. Al posto di monete, di metallo, oro e argento, Gesù propone la sua parola e ancor di più la sua persona. È Lui ed è in Lui la vera alleanza. È Lui l'unico vero e autentico sacrificio d'amore. Ebbene, ogni volta che noi, per il nostro bisogno di rassicurarci, costruiamo da noi la nostra salvezza, invece di accoglierla come dono totalmente gratuito, entriamo in una dimensione idolatrica. E un tempio fatto così non è più un tempio di preghiera. Per questo Gesù si arrabbia. È tempo allora di liberare le nostre vite da tanti idoli. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.